Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Cominciamo con il Burning Basement, non è Cellar il che mi rende felice. Introduzione saltata, avete visto? Alcuni di voi potrebbero non esserne felici. Abbiamo avuto un episodio di sconfitte, ma anche di interessante studio precedentemente a questo. E ora come ora stiamo di nuovo sfidando The Keeper. Oppure Keeper. Devo un attimino capire qual è la vera sua nomenclatura ufficiale. Rimane il fatto che mi sento piuttosto spaventato da questo personaggio. Abbiamo scoperto i suoi punti di forza, i suoi punti deboli. Abbiamo scoperto che non ha punti di forza. Triple shot è grazioso, ma assolutamente no. Aspettiamo ancora un po'. Triple shot è veramente grazioso, ma non è un punto di forza. È una compensazione. Inoltre, spero di aver risolto i problemi audio degli scorsi episodi, se li avete valutati come problemi audio. Diciamo che ora dovreste sentire meglio la mia voce rispetto a quella del videogioco. Allora, aspettiamo di trovare un'altra bomba, cerchiamo di correre, cerchiamo di avere un buon risultato, cerchiamo di comprendere cosa non fare con Keeper. Dopotutto, il nostro punto di riferimento sono le monete. Ci sono oggetti che potrebbero veramente aiutarci tantissimo. Vorrei tanto trovare uno Swallowed Penny. È un oggetto il quale, per chi non se lo ricordasse o chi non seguisse la serie con una certa... concentrazione, che è un oggetto il quale ti fa perdere monete quando vieni colpito. Ovviamente questo è fondamentale, ma ce ne sono anche altri di oggetti interessanti a riguardo. C'è il Save Money, il maialino. Insomma, c'è qualcosa che può aiutarci in questa run. Cerchiamo di recuperare il danno. Allora, che poi in realtà non è un danno, non cerchiamo di recuperare il danno, cerchiamo di guadagnare dall'esperienza fatta. E, attenzione, perfetto. Oh, no! Ci siamo fatti colpire. Grave. E neanche la moneta. Siamo veramente così sfortunati da non poter neanche sperare di ottenere un altro oggetto. Attack Fly. Certo, è simpatica, ha un range abbastanza elevato, ma non è soddisfacente. Incredibile. Ok, almeno possiamo affrontare la boss fight. Dunque, il nostro obiettivo sarà in qualche modo accumulare denaro per donarlo alle donation machine. In quel modo dovremo essere in grado perlomeno di... a trovare un patto con gli angeli. È il nostro obiettivo principale, trovare un patto con gli angeli. Oh! Forza, Keeper. Perfetto. Il fuoco ha fatto il suo dovere. Forza. Bravissimo. Preso. No, non è morto. Preso. Dacci qualcosa di buono. Range up. Non lo butto via. Non è assolutamente un brutto oggetto. Abbiamo 29 di range. Alla fine avere questi dati è interessante, non utilissimo ma interessante, è una sorta di appunto pornografia numerica, ma attenzione, forse è anche una cosa che ho già discusso in passato. Ok, sfruttiamo la mosca il più possibile. Il danno dei tick di questa mosca è molto basso, però ha il vantaggio di essere piuttosto lontana. Le pillole abbiamo capito che sono una cosa assolutamente, per fare un eufemismo, da evitare, ed è un peccato, ma è interessante poter giocare in maniera così diversa rispetto al solito, perché pressappoco non esiste alcun personaggio in cui le pillole sono così per il quale le pillole sono così nocive, assolutamente. Inoltre sto correndo un po' anche con la speranza, la possibilità di trovare, puta caso, magari un oggetto forte per poter effettivamente tentare la boss rush. Il problema è che ora come ora il nostro obiettivo non è la boss rush, il nostro obiettivo è cercare di finire una partita, cosa che non siamo ancora mai riusciti a fare. La grid mode è una modalità molto facile, quindi non abbiamo avuto troppi problemi anche con Keeper, specialmente perché comunque è la grid mode, il denaro lì non è un problema. Attenzione a questo invisibile amico. Una carta, The World. Non servirà con la maledizione probabilmente. Ok, questa è la boss fight, vediamo un po' cosa si trova qui. Abbiamo comunque la treasure room ancora da trovare, questa è una cosa piuttosto importante di cui tener conto. Perfetto. Rifiutiamo il patto col diavolo, salvo un reale... No, porca miseria! Per fortuna ho fatto la boss fight subito, così abbiamo un sacco di chance di recuperare la moneta. 1%? Davvero? Solo 1%? Oh, che schifo. Abbiamo perso tutto, cioè, questi oggetti sono frustranti perché sono soltanto una delusione. Non hanno nessun vantaggio per noi giocatori, non abbiamo neanche rifiutato un patto col diavolo, questo rallenterà tantissimo la prosecuzione del nostro piano. Allora,
Ah, salve Sloth. Vediamo se posso almeno ucciderti. Ok. Cosa abbiamo qui? Jera. Purtroppo devo abbandonare The World, però possiamo avere la chance di trovare la stanza del tesoro, no? Questa è importante. Ci può in qualche modo permettere di recuperare la delusione avuta dalla boss fight. Peccato che non ho potuto avanzare il mio piano nei confronti del patto con gli angeli. Non ho tante monete da donare, però perlomeno potevamo avere la possibilità di avere una percentuale nei confronti del patto con gli angeli. Eppure, sbaglio, ho subito solo un danno in questo piano. Forse no, perché avere l'1% è particolare. Pensavo di avere perso una percentuale, un terzo, due terzi, ma non così tanto. Ok, Jera potrebbe essere molto utile. Non ci serve per i Soul Arts, non ci serve per null'altro che non siano monete o scrigni. Flooded Caves, siamo a 5 minuti. In realtà il tempo è dalla nostra, per carità. Però, ovviamente, abbiamo bisogno di tutto un altro par di maniche rispetto alla competenza nella partita. Abbiamo... Oh, oh. Questa è bruttissima, questa stanza. Stiamo attenti. Non possiamo vedere i nostri cuori, ma sappiamo benissimo qual è la nostra situazione. Non ci serve altro che... Ah, forse non avrei dovuto. Affrontiamo la boss fight subito. Ok, attenzione. Accidenti a me. Perfetto, mi fa una paura boia. Non sapevo che scattava di nuovo. Calma e sangue freddo. È soltanto un roguelike, Mike. Un roguelike che ti odia. Non è vero. Sono sempre stato particolarmente fortunato. Bene, abbiamo imparato un'altra cosa. Ovviamente, una realtà che molti di voi conoscono all'interno del videogioco, proprio come medium, proprio come hobby, è che quando lo si affronta con paura, le possibilità di essere meno... Oh, oh. Wow. Non morire. Non morire. Forza, forza. Abbiamo trovato il missing poster. È utilissimo per poter sgamare il personaggio che ci manca, ragazzi. The Lost. Potrebbe risultare un episodio interessante se sblocchiamo The Lost. Il discorso sulla difficoltà... Grande! Yes! Abbiamo sbloccato The Lost! Che figata! Ok, ragazzi, o discutiamone. Allora, perché ho perso nella scorsa run? Il motivo è semplice. Ho perso, ragazzi. Guardate che belle sono le lacrime spettrali. Ho perso, ragazzi, perché? Ma non ho Holy Mantle. Certo, perché non ho cominciato con lui. Questo è il The Lost originale. Ok, proviamoci comunque. È un po' come giocare con una versione leggermente più potente del The Lost presente in Rebirth. Allora, ho perso contro Little Girlie perché in realtà la paura, ragazzi, è ciò che uccide. Buona parte delle run iniziali di un Souls-like, no? Risultano tanto complesse solo per un motivo, ovviamente. Hai paura delle creature. Superata quella paura, tutto passisce. È un po' come discutere delle creature che si possono trovare all'interno della capitale profanata in Dark Souls 3, senza fare spoiler per chi non li vuole. Quelle creature sono spaventose, ma appena conosci i loro due punti deboli, diventano letteralmente carne da macello, bersagli di carta. Risultano non più pericolose per nessuno, solo conoscendole e senza aver paura di loro, no? Pretty Fly. Sono molto contento di questa cosa. Ho perso contro Little Girlie e mi è dispiaciuto da morire, perché vincere nonostante la paura sarebbe stato veramente bello. Però abbiamo sbloccato The Lost. E questo era un passaggio importante per la nostra serie. Ed è stato simpatico sbloccarlo con Keeper. Peccato che comunque dopo Keeper dobbiamo comunque riprenderlo, Vediamo se riusciamo ad arrivare da qualche parte. Allora, parliamo di The Lost. Finalmente possiamo parlare di The Lost in maniera
sincera e coerente con ciò che si vede sullo schermo. The Lost è un personaggio interessante, è un fantasma, è un cadavere, no, è quello che viene dopo il cadavere, è uno spettro. Non si sa bene di chi, potrebbe essere del padre di Isaac, potrebbe essere di Isaac. Probabilmente non è di Isaac, è molto... Ma perché... No, no. No, non era assolutamente qualcosa che doveva succedere, ragazzi. Volete sapere che cosa è davvero successo? L'ho detto, anche se l'ho tagliato probabilmente, visto che stavo sclerando. Perché sì, ho rosicato a bestia. È bello essere videogiocatori in questo momento. Si percepisce il classico problema di una sfida, no? La frustrazione dal perderla per una sciocchezza, ossia... Stavo stupendomi della fortuna di aver trovato una stanza segreta in quel modo e son finito per non osservare un'ovvietà, vale a dire che c'era una creatura che stava per colpirmi. Siamo morti perché il nostro The Lost era appunto in uno stato molto vicino a quello di Rebirth. In Rebirth The Lost sarebbe morto sempre con un solo colpo. Oggigiorno in Afterbirth la cosa è semplificata parecchio, vale a dire... Abbiamo Holy Mantle attivo grazie agli unlock che abbiamo fatto nella Grid Mode, no? E discutevamo di che cosa fosse esattamente The Lost. È uno spettro, è un fantasma, è un vero e proprio membro forse della famiglia di Isaac. Potrebbe essere il padre, dicevamo, potrebbe essere Isaac. Probabilmente però, visto il nome, potrebbe essere effettivamente o il padre o uno dei figli persi di Isaac. No? Little Maggie, Brother Bobby, diciamo che la madre ha avuto probabilmente degli aborti o forse dei non concepimenti. È una cosa interessante di cui discutere. Tuttavia si può constatare come in realtà dopo degli episodi dedicati al nostro Keeper, parlando anche quello della Grid Mode, che in realtà effettivamente forse dovrei escludere, ma volendo discutere di episodi come se fossero le run, no? Dopo tante run di Keeper ci siamo anche resi conto, effettivamente, di come ora, dinanzi a noi, sta muovendosi un personaggio che sembra più ho sbagliato, per forza qui. No, e allora... È che la stanza super segreta a volte è sorprendentemente lontana, no? Comunque, abbiamo 6 monete, andiamo a cercare il negozio, abbiamo una chiave d'oro. Il punto è questo. Vedete come, comunque, nonostante la sua insicurezza, la sua fragilità, The Lost ha più risorse, il Keeper. È pazzesco, è una cosa che non ci saremmo mai aspettati di vedere in Afterbirth, in The Binding of Isaac, un personaggio più difficile di The Lost. Comunque, il punto è questo. Ora abbiamo qui con noi Holy Mantle. Holy Mantle ci permette di fare una cosa interessante, vale a dire poter subire un colpo. E poter subire un colpo non è qualcosa di trascurabile, per niente. È una trasformazione del gameplay, è veramente una metamorfosi di ciò che è questo fantasmino maledetto. Andiamo al prossimo piano e cerchiamo di avere una vittoria all'interno di questa run. La nostra streak delle sconfitte è veramente seria, così come ora siamo veramente in pericolo a causa di Ragman, perché Ragman è una boss fight in cui ho paura senza avere DPS, quindi consumerò le bombe senza problemi, ragazzi. Ne è valsa la pena. Forse non condividete, ma secondo la mia strategia, Ragman è troppo pericoloso con poco DPS. Avrebbe creato troppi ragni e saremmo finiti veramente nei guai. E snack. Vedete? Ecco che si può discutere. Come abbiamo discusso dei punti deboli di Keeper, ora abbiamo l'esagerata sequenza di punti deboli di The Lost. Il problema è che The Lost ha in realtà un vantaggio pazzesco. Se prendi un HP up, lo hai buttato, ovviamente. Tuttavia... esiste il fatto che lui non ha HP a moneta, non ha HP soul art, lui non ha letteralmente nessuna forma di risorsa che si può definire container di cuori, e questa mancanza di risorse gli permette... Ah, Serpent's Kiss, The Kiss of Death. Spero che sia un effetto... Sì, delle lacrime, esatto. E in realtà... questo gli permette, guardate che figata, poter volare e avere le lacrime spettrali. Senza lacrime spettrali, questa stanza sarebbe stata più difficile. Non impossibile, non troppo improbabile, ma più difficile. Mentre, guardate qua che meraviglia, questa cosa non potevi farla con l'originale The Lost. È assolutamente diverso. Tuttavia, Serpent's Kiss ci sta dando questi cuori neri che purtroppo non possiamo sfruttare.
Stiamo ottenendo oggetti paralleli a personaggi che possono... Ma io... Non paralleli. Stiamo trovando oggetti che possono aumentare verticalmente, diciamo, la potenza di alcuni personaggi, la loro survivability, ma questo non vale per The Lost, purtroppo. Tuttavia, appunto, non ha un valore di HP. E sapete questo cosa porta a fare? Patti col diavolo gratuiti, ragazzi. Gratuiti. Il che, converrete, è veramente eccezionale. Ok. Oh, 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 oh. Risorse, monete, fantastico. Allora, andiamo a cercare il negozio, no? E sono molto contento. Un posto... Dai, non è possibile non rosicare. Ho veramente... Veramente rosicato tantissimo quando ho perso con The Lost in quel modo. Mi sono divertito con Keeper, perché trovare il missing poster all'inizio ci ha dato veramente un ricordo. Però, porca miseria, che fastidio perdere in quel modo. Quando avrei potuto dire: ehi, avete visto, abbiamo vinto con The Lost nonostante non avessimo l'Holymantle. Anche se le lacrime spettrali sono comunque un power-up piuttosto serio. Humbling Bundle, ma sicuro. Let's go. Perfetto. Parlando di stanze segrete, non lo so, qui? Yes. Oh, quante pillole potremmo avere qui? Tuttavia, sarebbe interessante avere la chance di sgamare un... Niente. Ho sprecato tutte queste bombe per solo un range down. Sapete che quando cerco queste pillole, il mio desiderio, la mia speranza è trovare Tears Up. Tuttavia si può ben constatare che effettivamente con The Lost le possibilità di avere power up sono talmente basse, visto che ci sono anche gli HP up che non sarebbero utili, un full earth che non sarebbe utile, troppe cose che non sarebbero utili. Forse effettivamente avete ragione se mi state dicendo, non ne è valsa la pena. Avete ragione. Tuttavia con Humbling Bundle possiamo ottenere molte più monete, molte più bombe, scusate. Quindi, non si butta via niente, no? Allora, avremo un'ulteriore sconfitta con questo The Lost? Dovrò abbandonare l'episodio dandovi una così conseguenziale lista di sconfitte? Secondo me no. Voglio concentrarmi e darci una vittoria. Resettiamo questa Lost Streak, diciamo. Ok. Perfetto. Satana, dammi qualcosa. Mr. Dolly, fantastico. Già. Wow. Wow, vedete, state a vedere, preso, preso senza alcun problema. Ovviamente Sin Up è meno utile, ma questo coltello di mamma sarà veramente un ottimo vantaggio per noi. Holymantle più coltello di mamma non l'ho mai avuto con The Lost, ovviamente, perché non ho mai giocato The Lost su Afterbirth. Quindi wow, questo vuol dire che potrò letteralmente gettarmi contro alcune creature senza dover necessariamente avere paura. Figata, perché effettivamente sì, è vero, abbiamo questo stupendo Holymantle. Ma sbaglio o The Lost dovrebbe anche avere il D4? Come si sblocca il D4 in The Lost? Amnesia, no! Mannaggia, odio Amnesia. Ok, perfetto. Guardate che meraviglia il coltello di mamma con questo personaggio. Oh, oh, non ne vale la pena. Tuttavia, esplosivo. Cavolo, che sfortuna. Lo so, non dovrei parlare di sfortuna, ma... Perfetto, stiamo molto attenti ai movimenti che facciamo. Stiamo in linea retta, perché per quanto utile sia avere l'Holymantle e il coltello di mamma, è comunque The Lost, ok? Quindi stiamo attenti alle nostre scelte. Perfetto, perfetto. E... tac, tac. Cos'è? Change, ottimo. Ecco, questa è una brutta stanza. Questa è una brutta stanza, vediamo un po' di... essere... Esatto, stiamo sfruttando, avete visto cosa stiamo sfruttando? Il fatto che il coltello rimanga in volo e abbia un danno anche durante il ritorno. Quindi stavo cercando di distruggere le mosche prima che il mio coltello tornasse in range di colpo. Ok, attenzione. Mamma mia, che cosa complicata. Il mio danno non è abbastanza alto da poter shottare queste masse di pipistrelli enormi, grassamente, grassi. Ok, allora. Perfetto, ragazzi. Ok, wow. Non abbiamo trovato ancora la treasure room. Intanto sconfiggiamo la boss fight. Oh, wow, questo è pericoloso. No, non ti permetterò di saltare. Perfetto. Cosa abbiamo qui? Cube of Meat.
ovviamente, poteva essere o l'uno o l'altro. Il Cube of Meat è simpatico, potrebbe garantirci una protezione extra qualora prendessimo danno. Holy Mantle più Cube of Meat. Ora ci mancano solo due Pretty Fly e possiamo scherzare su quanto siamo fighi. Tuttavia, cerchiamo di trovare questa treasure room senza rischiare troppo. Ovviamente Petrow non ci può servire, ma siamo stati molto fortunati nell'ottenere l'amnesia, porca miseria. Ma che accento poco italiano. Two of Diamonds, yeah, fantastico. Di trovare la runa prima di... del patto col diavolo, dopo il patto col diavolo, perché in questo modo possiamo tenercela per il prossimo patto col diavolo. Lucky's Horn, Cross Tears, wow. Ovviamente la percentuale di possibilità che questo coltello si splitti è bassa, specialmente perché appunto i colpi vanno caricati, non ha l'attack speed del coltello, e quanto tempo ci mette a caricare la distanza, ossia più tieni premuto più il range si eleva, no? Più aumenta il range. Se questo range, quanto questo range ci mette tempo a caricarsi dipende dall'attack speed. Ovviamente quindi la percentuale che questi coltelli possano lanciarsi nelle altre direzioni è basata sulle lacrime, quindi succederà veramente di rado. Ora, sfruttiamo questo change. Ricordiamoci che il nostro coltello, e questa è una cosa veramente eccezionale, fa danno anche da contatto se viene caricato. Questo ci permetterà di avere una forma di protezione extra, letteralmente. Death, teniamola, non si sa mai. In una stanza fastidiosa può essere molto utile. Oh oh. Vedete quanto questo sarebbe stato veramente ostico e spaventoso all'interno di una partita con The Lost normale? Sono molto contento di avere questi potenziamenti in Afterbirth. Tuttavia, a questo punto mi sorge spontaneo un dubbio. Possibile che dopo tutto, senza esagerare, ma anche il nostro Keeper meriterebbe un power-up? Vale a dire, Keeper per ora è soltanto una sega. È soltanto una sfida, è soltanto un qualcosa di mortale e pericoloso, capite? Quindi, quello che mi viene in mente è che nessuno mai vorrebbe usare Keeper. Il punto di un gioco come questo, dopo tutto, è anche di poter disporre di qualcosa che è bello scegliere, no? Tutti i personaggi hanno un motivo per essere scelti, tranne Eva forse, che è abbastanza mediocre, ma nonostante la sua mediocrità, è un personaggio che ha una dignità, ha una protezione, ha uno stile. The Lost, più di tanti, The Lost è sorprendentemente interessante come personaggio, a maggior ragione adesso, perché può fare patti col diavolo infiniti e parte con una difesa angelica, wow, no? È veramente impressionante. Keeper no. Keeper è solo un difetto. Keeper è solo debole, Keeper è solo mediocre. E questo mi fa pensare che sia un peccato, è un gran peccato. Ora, cosa potrebbe rendere Keeper interessante? Alla cieca? Probabilmente la possibilità di vedere la mappa sempre? No? L'immunità alle maledizioni? Qualcosa che lo renda interessante, un pochino divertente, no? È molto strano, in effetti, che non abbia nessun tipo di potenziamento, ma proprio nessuno. Ah, wow, cacche. E negozi, Touch 5. Mi aumenterà mentre carico. Potrò sparare mentre... No? Sì, mentre carico i colpi potrò sparare. Wow, figata. Questa è veramente una cosa figa. Questa è una bella sinergia. Bella, bella, bella. Ok, restock. Wow, restock scontato tra l'altro. Ok, wow, grazie. E la mappa con le treasure room non ci serve, perché buona parte delle treasure room... Two of Diamonds. Cazzo, ragazzi, abbiamo sbancato qui, Qui abbiamo sbancato. Se non faccio cazzate, questa run avrà un bel ricordo. Interessante la nostra partita con The Lost. 99 monete, abbiamo trovato 2 Two of Diamonds, abbiamo 10 chiavi e 2 bombe. Ovviamente potremmo trovare stanze segrete, ma... A questo punto, pressa poco, tutto ciò che si trova in una stanza segreta ci è inutile. Che sembra buffo, ma è vero. Tipo, no? Yeah. Vedete? Cioè non ci serve. Ora, sangue freddo, Ok, il Gurdi normale può danneggiarci se non facciamo le cose con calma. Esatto, perfetto. Ok, ora utilizziamo il suo corpo per distruggerlo. Perfetto, attenzione. Ehi, ma che schifo. E il patto con Satana? Accidenti. Ok, abbiamo delle monete. A questo punto andiamoci a comprare la mappa.
cerchiamo di sfruttare il denaro che abbiamo trovato, perché abbiamo trovato Peasant, no? E quindi abbiamo necessario bisogno, per essere in qualche modo contenti del nostro risultato, di acquistare oggetti. 99 monete più appunto il Peasant non ci permette di consumare bene le nostre risorse. Quindi prendiamoci questa mappa. E poi appare Box of Friends. Box of Friends è simpatico, ma non abbastanza. Se avessimo altri minion, potrei dirlo. Se avessimo trovato un altro cavaliere come boss fight, avrei preso Box of Friends per poterci garantire un aiuto importante durante le nostre partite. Tuttavia, meglio mantenersi 99 monete, perché forse adesso raggiungeremo 99 monete di nuovo. E ovviamente se troviamo due monete d'argento o una di platino è un altro par di maniche. Però, vediamo un po'. Peasant, non Peasant. Vediamo, ta 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 ta. No, e siamo perfetti, perfetti, perfetti. Ok. Allora, 100% di patto col diavolo. Sfruttiamolo al meglio. No. Ok. Sarebbe interessante con il coltello di mamma cercare di un po' fregarcene di tutto e cercare di fare la boss rush. Però non lo so. Non lo so, perché questa è la prima volta ed è la seconda volta che troviamo una maledetta mappa senza, con la maledizione. Potrei cercare di correre, ma potrei rischiare di perdere se lo facessi, capite? La cosa mi mette un po' in tensione. Ok. Sto cercando, avete visto che sto cercando di accelerare un po'? Lo so che sembra una follia, però se riusciamo a correre sarebbe veramente figo. Vediamo cosa c'è qui. Ah, il black market. Wow. E possiamo anche saltare il piano? Beh, facciamolo. Allora, qui abbiamo il boomerang. More up, there's options. Ok. Allora andiamo, cerchiamo di fare questa, la figata. E io continuo a non voler utilizzare Petro, perché comunque abbiamo tante di quelle chance di fare qualcosa di figo. No, grazie, andiamocene. Pericolosissima. Sta stanza per The Lost è veramente terribile. Ok, attenzione. Perfetto. Credo che abbiamo ottime chance di fare la boss rush. Però a questo punto potremmo perderla. E sarebbe un'altra sconfitta. E un'altra sconfitta mi deluderebbe tantissimo. Io spero solo di trovare il negozio, perché a quel punto altrimenti le monete che abbiamo accumulato fino ad ora sarebbero sprecate e sarebbe deludente da morire. No, cavolo. Change. Questa è un'ottima cosa, questa è un'ottima cosa. L'ho scambiato per il Book of Revelations, invece no. Ok, ho utilizzato Petro non in un patto col diavolo, roba da carcerazione veramente. Però ok. Qui non c'è, può essere niente di interessante. Siamo limitati, appunto. Qui sotto cosa c'è? No. Attenzione. Per fortuna che sono quelli grigi, mamma mia. Che ansia. Ok, il negozio, l'ho indovinato. Ti prego, fa che non sia un grid. Ok, non è un grid. Allora, fermi tutti. Sprechiamo il denaro su tutto. Per esempio, purtroppo qua non c'è niente di interessante, ma Diploplia. Eh no, le pillole? Vabbè. Ok, andiamo. Speed up. Infested. Full health. I found pills. Abbiamo ancora un po' di chance. La temporary invincibility è la migliore cosa che ci può capitare, quindi altre pillole, basta. Che schifo! E a questo punto, aspetta un po'. E se torniamo indietro? Certo! Figata. Riproviamoci. Diplopia. No, Diplopia, ok. E quindi posso provare a duplicare gli oggetti? È questo che... Wow, di nuovo. Ma sono esattamente gli stessi oggetti, accidenti. Questa cosa, ma è possibile che il caso non sia casuale? Sono sempre gli stessi oggetti, accidenti.
Quindi il tempo non può cambiare. Ah, attenzione. Questo non lo sapevo, quindi siamo limitati in questo. Ok. Quindi posso esplorare questa meccanica in questo modo. La Bibbia. Ah, la Bibbia è figa, ma la temporary invincibility è meglio. Quindi a questo punto, se io faccio questo, esplodo le monete. Prendo questo. Attivo. Prendo un altro oggetto. In questo caso la candela, diciamo. Per esempio. Ah no, le pillole. Dai, pillole. Yes, mother, siamo diventati. A questo punto prendo Diplopria. La uso. Dovrei duplicare cose. Esatto, ho duplicato tutto. E boh. Ho veramente fatto schifo perché qui non c'è prezzo a poco niente di interessante. Vediamo un po'. Full health. Infested. Speed up. Ok, siamo diventati più veloci. È curioso. E andiamo a Books of Shadows. Andiamo ora immediatamente a sconfiggere mamma. Peccato comunque che non abbiamo trovato oggetti fighi, perché se li avessimo trovati, mamma mia. Cioè, provate a immaginare se avessimo trovato cose fighe. Ovviamente non si può trovare Pentagram nel negozio senza Chaos, ma provate a immaginare veramente Pentagram. No, 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 non voglio rischiare. Questo è il classico. Questa è la classica stanza, ragazzi, che qualora avessimo avuto un The Lost normale, senza Holy Mantle, ti avrebbe veramente. Non l'avresti sostenuto. Non l'avresti sostenuto, non era possibile. Non era assolutamente plausibile essere sereni all'interno di quella stanza. Sarebbe stato veramente solo un incubo. Ok, ora. Vedete che figata? Qui, senza coltello, lacrime spettrali, porca miseria. Era tutta un altro par di maniche. Ok, pronti a sconfiggere mamma in poco tempo? Proviamoci, ok? Ok. Perfetto. Dark Boy. A questo punto abbiamo Satana. Sperando che non sia Krampus. È Krampus, perfetto. Vinto. Grande. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Ok. Abbiamo la chiave. No, kamikaze. Ok. Pronti, ragazzi? Potrei perdere rovinosamente. Perso alimento all'inizio della gara.
Sì! Wow! Oh. Grande! Dai, dai che avete apprezzato il silenzio. Bisogna fare davvero del gameplay ogni tanto. Boss Rush con The Lost fatta. First try. First try. Ok. Uy, che tensione, ragazzi. Wow, ok. Adesso abbiamo anche il double shot. Ci è tornato l'Olimental. Non potrei essere più contento. Abbiamo un output di danno immenso. Sto registrando, vero? Vero, computer? Sto registrando. Le cose, ora come ora, non potrebbero andare meglio. E vediamo un po' se riesco a fare in fretta questi piani, ok? Se riusciamo a fare in fretta questi piani, potremmo avere una chance di affrontare Hush. Quindi, sperando di non aver sbagliato la strada, perfetto, non è successo, infatti me l'aspettavo che era giusta. Cerchiamo di approfittarcene, ok? Se riusciamo a sconfiggere mamma, è fatta. Ok, altro attack speed. Batteria. Dai, dai, per ora siamo perfettamente in grado di affrontare il cuore di mamma. Vediamo un po', dove potrebbe essere il cuore di mamma? In fondo qui a sinistra, forse. O in alto là a destra. Holy Mantle mi sta dando una sicurezza che non avrei mai, mai altrimenti, mai. In questo è potentissimo. Sto perdendo la capacità di discutere seriamente di alcuni argomenti, ma penso che siate tutti con me adesso. Non posso pensare a qualcosa che mi faccia ritenere che qualcuno sia contro l'idea che ora il silenzio è d'oro. Praise the silence. Ok, andiamo. Ok. Ok, abbiamo unlocked. Oh. Satana no? Satana no? Ma che infamata. Dai, potevo avere Satana. Pentagram. Ok, Ash. Non credo esista nulla di migliore di questo per affrontare Ash. Holy Mantle più invincibility. Ti prego, un po' di fortuna. Chiavi. Ok. Fate's reward. Ok. No, 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 no. Ok, deludente. Qui non posso scegliere. Little Steven. D'accordo. Non posso scegliere. Technology. Simpatico, peccato che mi abbia sovrascritto quell'altro. Qui abbiamo delle fiamme. Un oggetto. Abbiamo restock. Prendiamolo. More options. Ah. Ok. Avrei gradito una batteria. Andiamo, ragazzi. Pronti? Pronti. Vediamo se riesco a fargli poco danno e a mantenere quindi un DP, una pochi HP. Non utilizzerò il coltello. Ho perso Holy Mantle? No! Ho perso Holy Mantle perché gli sono passato accanto. Questa è una sfiga che non dovevo avere. Questo è il momento in cui dovresti tornare indietro nel tempo, no? Non lo sapevo, ragazzi, che potesse farmi danno in quel modo anche all'inizio. Non ne avevo veramente idea. La mia esperienza non è bastata. E ora è inutile stare in silenzio. Non ci vuole particolare concentrazione a combattere Hush. Tecnicamente è più difficile la boss rush.
Perché Ash comunque è solo una creatura. No! Oh! Se non avevamo perso Olimento all'inizio di questa fight, avremmo vinto. Avremmo vinto. Avremmo vinto. Oh, cielo. Che brividi. Cazzo! Tutta colpa di ignoranza, stavolta. Se non fossi stato sopra l'area di influenza di Ash quando cresce, avremmo davvero, davvero, davvero vinto. Ma è più difficile la boss rush di Ash, ragazzi. Quindi, dagli a forte. Avremo la nostra vendetta. Comunque, abbiamo due completion mark. Spero vi sia piaciuta perché è stata tesa.